ringrazio il sindaco e l'amministrazione per questa bellissima opportunità. Io ero qui anche al convegno che ha inaugurato questa struttura e ci sarò il 22 all'interno di Grindon Nest per un altro evento dove rappresenterò la Regione Veneto, sempre su questi temi. Sei sempre tu. Sono sempre io. Con la CNA di Vicenza si è avviato un rapporto molto molto forte, ma anche perché il mega distretto della Bienilizia, che è un distretto regionale, ha visto la CNA di Treviso inizialmente a richiedere il riconoscimento del distretto, e quindi per quanto adesso si è allargata a tutte le altre associazioni, alle amministrazioni eccetera, però ha un cuore che è partito dalla CNA. E quindi sono molto contento di essere qui a vedere che questi semi che sono partiti qualche anno fa cominciano a dare, si spera, dei frutti. Io, prima di entrare nello specifico del fondo rotativo di Kyoto, volevo un po' inquadrare il perché i governi cominciano a garantire anche risorse finanziarie cospicue per favorire quello che viene chiamato sviluppo sostenibile. Non so se avete visto il testo del decreto di sviluppo del governo approvato ieri, che diciamo, è molto attento ai problemi dell'edilizia, ma è chiamato decreto sviluppo sostenibile. Oramai questo termine ci accompagna, spesso non si capisce esattamente cosa vuol dire. Come credo che sia necessario anche darsi un vocabolario comune, io quasi sempre nei miei interventi cerco di dare una specifica di cosa vuol dire sviluppo sostenibile, altrimenti, come spesso succede, si parla senza avere conoscenza specifica di cosa vuol dire. Sviluppo sostenibile, questa è la definizione che la Commissione Ambiente dell'ONU dà, quindi diciamo in qualche modo ha il carattere di un'ufficialità, e quindi uno sviluppo che è contemporaneamente capace di assicurare il miglioramento della qualità della vita. È ovvio che qualsiasi modalità di sviluppo tende a migliorare la qualità della vita degli esseri umani, però questo mantenendo nei limiti naturali la capacità di carico degli ecosistemi che ci sostengono. E questo è il problema. La modalità di sviluppo attuale, che è una modalità di sviluppo centrata sul consumo, non tiene conto del fatto che l'ecosistema Terra, per quanto grande, oramai non riesce più a rinnovare le risorse che servono alla nostra vita in una dimensione tale da assicurare qualità. Allora lo sviluppo sostenibile dice sì, migliorare la qualità della vita, però tenendo conto della capacità riproduttiva degli ecosistemi. Se questo non succede, ad esempio le analisi dell'anno scorso ci hanno detto che da settembre 2011 ciò che stavamo utilizzando era al di là della capacità riproduttiva dell'ecosistema Terra, cioè stavamo utilizzando delle scorte. E probabilmente è chiaro che si capisce subito che se continuiamo in questa direzione non si va molto lontano. E di qui cercare di capire cosa succede. Altri due dati che secondo me sono interessanti: nonostante si sia superata la capacità riproduttiva degli ecosistemi, l'80% delle risorse energetiche e dei materiali vengono consumati dal 20% della popolazione mondiale, e l'altro 80%? Allora è chiaro che va rifasato il nostro sistema. La crisi che stiamo vivendo è una crisi non finanziaria, economica, è una crisi di un sistema che oramai non regge più. Allora noi o impariamo a confrontarci con la necessità di cambiare gli stili di vita, quindi anche un ridimensionamento delle nostre aspettative, ma anche il dar valore a cosa veramente dà qualità alla vita. Probabilmente negli ultimi 50 anni si è accentuata l'attenzione al benessere economico, e questo porta sicuramente a delle condizioni necessarie per poter vivere bene, però non sono quelle sufficienti a poterci farci vivere in qualità, e in ogni caso crea di queste diseguaglianze. Altra cosa importante è come il governo italiano ha fatto, e come vedete in tutti i provvedimenti normativi, quello della scelta di indirizzarsi verso lo sviluppo sostenibile non è qualcosa di volontario,
ma è stato scelto e nell'articolo 130 del trattato di Maastricht, cioè il trattato costitutivo dell'Unione Europea, dice che i paesi che aderiscono all'Unione Europea devono indirizzare le loro politiche verso la sostenibilità, perché altrimenti, e se guardiamo la diapositiva successiva, ancora avanti, perché cerco di rendere più snella, e ancora avanti, e questa è una diapositiva carina perché dà il senso di quello che stiamo facendo. Un modo per verificare la sostenibilità degli stili di vita nei vari stati c'è il calcolo dell'impronta ecologica, che è un algoritmo molto complesso che riesce a individuare con un numero la sostenibilità di un modello di sviluppo. Ora, a livello del pianeta Terra, diciamo che ci sarebbe equilibrio quando l'impronta ecologica di tutti gli abitanti della Terra, tenendo conto che tutti vivessimo con lo stesso livello di vita, è a 2,1. In realtà oggi nel mondo l'impronta ecologica che esercitiamo a livello planetario è di 2,7, cioè avremo bisogno di un terzo di pianeta in più per garantire la sostenibilità del sistema. L'impronta ecologica dell'Italia è 3,8, cioè in Italia si vive, e se tutti gli abitanti del mondo vivessero con lo stesso nostro stile di vita, ci sarebbe bisogno di quasi due pianeti Terra. E se avessimo lo stile di vita del Regno Unito, la impronta ecologica è 6,3, e ci vorrebbero tre pianeti Terra. E se tutti quanti noi vivessimo come si vive con il consumo di risorse degli Stati Uniti, ce ne vorrebbero quasi 5. Ce ne vuole solo un terzo in più, perché poi ci sono altri paesi, tipo l'Afghanistan, che ha un'impronta ecologica 0,3, per cui se tutti vivessimo come si vive all'Afghanistan, basterebbe 0,1-10% della terra per vivere. È chiaro che queste situazioni non funzionano, anche perché se noi induciamo i paesi in via di sviluppo ad adottare un metodo e uno stile di vita come il nostro, ovviamente non ce n'è per tutti. E questa è la base proprio dello sviluppo sostenibile. Se andiamo avanti, e rispetto a questi temi io ci tengo ad evidenziarvi questa comunicazione. È una comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. È legato a un'iniziativa comunitaria di lungo periodo, si chiama il progetto Faro, che traguarda il 2050. Come sapete, nella programmazione europea più vicina a noi, quello che in qualche modo condiziona le politiche è il famoso 20-20-20, quindi la necessità entro il 2020 di ridurre le emissioni di CO2 del 20%, di produrre energia da fonti rinnovabili almeno per il 20%. È un percorso complesso. Le stime che vengono fatte attualmente dicono che probabilmente non si riuscirà a conseguire questo risultato, e quindi c'è una maggiore incisività che viene data dalla Commissione Europea a chiedere agli Stati una maggiore attenzione a questi temi. Però la programmazione europea va anche oltre il 2020, e allora l'attenzione è nel 2020 il tema è l'energia, ma il problema è che oltre il 2020 il grande tema non è l'energia, ma sono l'uso efficiente delle risorse. E inizia questa comunicazione dicendo: le risorse naturali sono la base dell'operatività dell'economia europea e mondiale, della qualità della nostra vita. Esse comprendono materie prime, quali combustibili, minerali e metalli, ma anche le sostanze alimentari, il suolo, l'acqua, la biomassa e gli ecosistemi. Se le attuali tendenze persisteranno, secondo le stime la popolazione mondiale aumenterà del 30% entro il 2050, fino a raggiungere circa 9 miliardi. Insomma, l'accentuazione di questa comunicazione è che dopo il 2020 questa enorme pressione data sul pianeta Terra dall'incremento della popolazione demografica, dell'adozione dei paesi tipo la Cina, l'India, il Brasile, di uno stile di vita paragonabile al nostro, mettono fortemente in crisi il pianeta Terra.
Quindi dice fate attenzione, perché non è solamente l'energia, ma l'attenzione deve essere diretta a non sprecare le risorse. E quindi vedete come fondamentale. E quindi questo un po' per inquadrare in maniera generale che adesso ci occupiamo di energia, ma che l'attenzione delle amministrazioni e di governo deve essere più esteso all'intero ciclo delle risorse. Quindi questa nostra abitudine a consumarle, a depredarle, non funziona più. Ora, non è che noi si è sbagliato tutto dall'inizio, è che quando questo modello di sviluppo è partito nel secondo dopoguerra, eravamo 2,5 miliardi di persone e ognuno di noi aveva meno esigenze, e quindi questo ha creato il progresso. Ora, come sempre succede, sono cambiati gli scenari. Se non facciamo attenzione, e io sono qui in un'amministrazione che mi sembra che abbia capito fortemente questo messaggio e sono molto contento, il futuro che daremo ai nostri figli sarà decisamente di qualità inferiore alla nostra. Quindi un impegno economico, sociale, ma è etico, perché come facciamo a non pensare al futuro dei nostri figli? Allora qualcosa bisogna cominciare a rivedere. E una cosa fondamentale è che se noi rivediamo con consapevolezza non veniamo, come dire, sommersi. Questa crisi sembra che ci abbia sommerso, in realtà era ovvio che si sta andando in quella direzione. Allora è meglio guidare che essere sommersi. Questo è un po' il messaggio. Il Fondo Rotativo di Kyoto è nelle aspettative più vicine legate all'energia. Questa è una slide che a me piace perché dice un po' cosa succede sul pianeta Terra dal punto di vista dell'utilizzo di energia da fonti fossili. È stato associato alle nazioni e ai continenti non la dimensione geografica, fisica, ma quanta energia in quei paesi viene utilizzata da fonti fossili. Se voi avete presente la dimensione dell'Africa, provate a pensare che cosa succede in Africa nell'utilizzo delle fonti fossili. Provate a vedere il Giappone invece, diventa grande quanto l'Europa. È chiaro che poi il Giappone ha bisogno di rimettere in funzione le centrali nucleari, perché ha una modalità di sviluppo che senza energia e si blocca tutto. E questa è una diapositiva anche che a me serve per dire, a volte noi siamo un po' ossessionati dal discorso delle migrazioni, di essere sommersi, ma guardate come va il pianeta, e pensate che sia come un dentifricio, no? E si spreme sotto, e dove va il dentifricio? E viene su. Allora è inutile dire, se noi non risolviamo questa conflittualità, è ovvio che poi, come facevamo noi, che si andava in Argentina, in Belgio, in Svizzera, adesso è qualcun altro che viene da noi, attratti da un benessere che però è complesso anche per noi adesso da mantenere. Andiamo avanti. Allora, questo si chiama Fondo Rotativo di Kyoto, cominciamo a entrare nell'argomento. Voi pensate, queste sono le distorsioni poi, il Fondo Rotativo di Kyoto è stato inserito, diciamo, nell'agenda del governo nel 2006, è stato messo per la prima volta in finanziaria nel 2007. Si rende, ed erano, siccome nel 2005 l'Italia ha sottoscritto insieme a tutti i paesi dell'Europa il protocollo di Kyoto, era una modalità per aiutare il sistema nazionale, le imprese, i cittadini, le amministrazioni pubbliche a fare degli interventi che aiutavano l'Italia a conseguire le riduzioni di emissioni che avevamo sottoscritto, 6,5% in meno rispetto al 91. È stato reso utilizzabile nel marzo del 2012, l'anno in cui decade il protocollo di Kyoto. Cosa succede però adesso che nel 2012 decade l'obbligo del protocollo di Kyoto? L'Europa ha rilanciato con forza. All'interno del protocollo di Kyoto l'Europa nel suo complesso mediamente doveva ridurre del 7% le emissioni di CO2. La richiesta attuale sottoscritta, che diventa direttiva comunitaria, è ridurre del 20%. Quindi dire che l'Italia non ha ridotto le emissioni di CO2, ma le ha incrementate.
Quindi c'è questa discrepanza, noi ci stiamo avvicinando, forse riusciamo ad ottenere risultati, ma non per una scelta, per una direzione politica, ma perché la crisi ha costretto l'industria a lavorare di meno, l'incremento del prezzo della benzina ci costringe a utilizzare una mobilità più sostenibile, siamo meno l'auto, e quindi stiamo subendo fortemente, forse questa riduzione obbligata fa sì che siamo virtuosi rispetto al protocollo di Kyoto, ma questo non basta. Noi dobbiamo dal 2012 in poi andare verso questo, ridurre del 20% le emissioni, produrre il 20% di energia nei paesi UE, avere edifici quasi autosufficienti dal punto di vista energetico. Rispetto all'edilizia, entro il 2020 tutti gli edifici nuovi dovranno essere praticamente autosufficienti. Gli edifici pubblici dovranno riuscire ad avere questo pareggio di bilancio dal 2018, perché il pubblico deve dare il buon esempio. E questa necessità viene anche, è stata diciamo un po' rappresentata da un punto di vista delle direttive, perché la direttiva sull'energia precedente, quella del 2002, è stata sostituita dalla 2010-31, perché è entrata in vigore nel luglio dello scorso anno e ora è pienamente operativa. Gli Stati membri stanno adattando le loro normative al recepimento di questa nuova direttiva. Andiamo avanti. Questo è un altro grafico che io trovo interessante da capire, cioè il nostro è un mondo che senza energia è difficile che riesca a mantenere qualità della vita, ma esiste un problema di energia sul pianeta Terra? No. Nel senso che, guardate, questo pallino verde rappresenta l'energia, il consumo globale sul pianeta Terra di energia primaria. Poi proviamo a vedere qual è la potenzialità di produzione di energia da fonte rinnovabile. La sola energia idroelettrica, se utilizzata al 100%, darebbe lo stesso quantitativo di energia che oggi noi utilizziamo. L'energia del mare, sfruttando il moto ondoso e le maree, è due volte l'energia che noi utilizziamo. L'energia del mare è 10 volte, l'energia geotermica è 10 volte, l'energia da biomassa è 20 volte, l'energia eolica è 200 volte, l'energia solare è 1800 volte. Vi sembra che noi abbiamo un problema di energia sul pianeta Terra? No. Il problema è quale fonte in questo momento utilizziamo per produrre energia. Se noi, grazie, cioè cosa hanno rappresentato gli ultimi 50 anni della nostra storia? Grazie a questa disponibilità di energia da fonte fossile è molto progredita per esempio la tecnologia, cioè 50-60 anni fa non era possibile sfruttare adeguatamente le energie rinnovabili, non avevamo le conoscenze e le capacità tecniche. Oggi sì, per questo si parla tanto di incentivare l'innovazione. Allora, se non si poteva era un discorso, ma adesso che si può, è delittuoso non farlo, perché mentre sulle risorse naturali c'è un enorme problema, sulle risorse energetiche non c'è problema. Quindi è la riconversione di un sistema, ma di un sistema produttivo, che vuol dire anche creare economia. La famosa green economy, che cosa si lega? A un processo produttivo legato ad altri asset. Se prima tutto partiva dal petrolio, adesso partirà da altro. E o lo capiamo o lo recepiamo, oppure siamo costretti a non fruire di queste possibilità. Quindi, un'altra cosa che mi preme sottolineare è che quando si parla di energie, si parla di energie da fonti fossili, energie alternative ed energie rinnovabili. Queste sono quelle rinnovabili, sono alternative all'uso del petrolio e sono rinnovabili. Vuol dire che se noi cominciamo a produrre da queste fonti, man mano che le utilizziamo, non fa come il petrolio o come il carbone che si esaurisce, si riproducono.
Per questo insomma, mi sembra intelligente puntare su questo. Ci sono invece le alternative pure, prendiamo, e sono l'uranio. Sono alternativo al combustibile fossile, ma non sono rinnovabili. Allora, in una visione strettamente economica, un paese che si vuole emancipare dalla sua dipendenza energetica, a cosa deve puntare? A una fonte che c'ha in maniera illimitata o una fonte che qualcun altro possiede e che in ogni caso dobbiamo comprare? Cioè, a volte, a parte le posizioni personali, nucleare, etico, caricarsi la responsabilità di un possibile incidente, io dico sì, sarebbe etico, però a prescindere da questi aspetti più propriamente di scelta individuale, ma anche da un punto di vista economico, che senso ha puntare su investimenti incredibili, con centrali che vengono alimentati da qualcosa che dobbiamo comprare da qualcun altro? E allora questo è proprio il centrale, l'attenzione alle rinnovabili. Se andiamo avanti, abbiamo visto la direttiva 2001, andiamo ancora avanti, e questo è interessante da capire, cioè cosa c'è nella direttiva 2001 della 2010-31 in più di quella precedente, tanto che all'inizio di quest'anno il ministro Clini, che è chiamato a recepire la direttiva, ha affermato che a breve verrà effettuato un riordino della normativa in merito alla certificazione energetica degli edifici. Cioè la direttiva del 2002 obbligava la certificazione energetica degli edifici. E voi sapete che i sistemi produttivi, le modalità costruttive si stanno cambiando completamente per tener conto di questa direttiva. I risultati sono abbastanza strani. Io sono stato di recente ad alcuni convegni con rappresentanti dell'Enea. L'Enea sta facendo il monitoraggio di certificazioni energetiche di alcune regioni, l'Emilia Romagna, il Piemonte, le Marche. Bene, quello che sta emergendo da questa analisi è che l'80% delle certificazioni energetiche esaminate sono, tra virgolette, sbagliate. Guardate, è un problema, perché la certificazione energetica dovrebbe garantire ognuno di noi, nel momento in cui acquista un edificio, delle prestazioni energetiche, quanto gli costerà utilizzare quella casa. E sono state fatte, cioè voi sapete, a livello di produzione dei materiali, nuovi isolanti, blocchi termici sono dovuti cambiare, cioè c'è innovazione terrificante, tante aziende stanno chiudendo perché non riescono a mantenere questo passo, le imprese stanno cambiando le modalità di costruzione. Bene, e poi la certificazione è falsa. Che senso ha? Io martedì sono a Roma a un'assemblea, una tavola rotonda, che ci sarà il presidente di Confindustria, e gli dirò queste cose. Probabilmente in questo momento c'è in Confindustria qualcuno che sente il problema dell'edilizia e potrà farsene maggiormente carico, perché non ha senso rivoluzionare un sistema, mettere in crisi un sistema per poi avere come risultati che l'80% delle certificazioni sono false. E a fronte della falsità di queste certificazioni, la legge non prevede nessun tipo di penalizzazione. Io ero ad un convegno a Verona e poi a Firenze qualche mese fa, su richiesta dell'associazione degli immobiliaristi, perché dall'inizio di quest'anno diventava obbligatorio inserire negli atti di compravendita e di locazione l'indicazione dell'efficienza energetica dell'edificio, e questi volevano capire cosa c'era da fare, che era complesso. A un certo punto ci fu la domanda fatidica: ma se noi non lo facciamo, cosa ci succede? La risposta: va bene, allora numeri all'otto, ognuno mette quello che gli pare. Cioè, scusate, mi sembra che questo sia il modo serio di governare un momento di così grande crisi, o di transizione più che di crisi. Quindi bisogna che ognuno di noi si faccia carico di chiedere una maggiore qualità e attenzione a questi temi. Se andiamo avanti, un'altra cosa che è importante del decreto è che, mentre in questo momento sull'edilizia storica, sull'edilizia preesistente, viene richiesto in caso di compravendita di locazione in ogni caso la certificazione energetica, cioè dare un numero che dice l'efficienza energetica,
Con questa direttiva, nel momento in cui si ristruttura un edificio, non è necessario, cioè o sufficiente avere la certificazione energetica, bisogna portarlo in classe. Quindi, mentre prima più l'attenzione era sul nuovo, sulle nuove costruzioni, in questo momento, perché la constatazione della Commissione europea qual è? Il patrimonio immobiliare europeo è enorme, se vogliamo avere risultati tangibili, bisogna spostare l'attenzione dalle nuove costruzioni, che tendenzialmente si faranno sempre di meno, alla riqualificazione energetica del patrimonio storicizzato. Quindi voi comprate una casa, perché vi dicevo della certificazione energetica? Voi comprate una casa, la legge attuale in alcune regioni consentiva l'autodichiarazione alla classe più bassa. Nel momento in cui comprate una casa alla classe più bassa, poi dopo che la comprate, di solito, anche quando una cosa fa dei lavori di ristrutturazione. Bene, quando questa direttiva sarà completamente recepita, sarete voi obbligati a riportarla in classe. Se invece comprate una casa che è certificata, ma seriamente, con un'efficienza energetica maggiore, potrete fare quei lavori indispensabili, le modifiche, diciamo, interne e così via. Quindi non è indifferente oggi comprare una casa in classe ultima o comprarla in una classe già in qualche modo efficiente. Perché man mano le maglie si stringono e si è sempre più costretti a riportarle in classe, cosa che va benissimo al pianeta, ma poi incide fortemente sulle nostre tasche. E un'altra cosa, magari andiamo avanti, dal 1° giugno di quest'anno alcuni elementi legati all'edilizia e che sono stati inseriti nel decreto di recepimento della direttiva comunitaria sulle rinnovabili e che sono fortemente impattanti rispetto agli edifici, nel senso che questo decreto di recepimento, che non era inserito in un decreto generale sulle rinnovabili, ha delle applicazioni puntuali. Voi sapete che già il 192 creava l'obbligo di utilizzare produzione di energia da fonte solare e da fonte da fotovoltaico, da solare termico e da fonte di energia elettrica. Però il 192 con i suoi allegati e evoluzioni delegava la piena operatività, introduzione di questo elemento all'accettazione di questo dentro i regolamenti edilizi. Quindi erano i comuni che attraverso il recepimento nei regolamenti edilizi rendevano cogente quanto previsto dalla normativa. I comuni, la maggior parte dei comuni, non l'ha mai fatto, per cui solamente qualche centinaio di comuni poi ha recepito questa cosa, per cui questo obbligo non vigeva. Da adesso, dal 1° giugno di quest'anno, invece, a prescindere dal recepimento dei regolamenti edilizi, una quota rilevante, molto più rilevante e anno dopo anno crescente di obbligo di utilizzo di tecnologie per produrre la rinnovabile viene reso obbligatorio. Quindi nei progetti che arriveranno le amministrazioni, dal 1° giugno di quest'anno ci dovrà essere per il riscaldamento il 50% della copertura di acqua calda sanitaria da fonte rinnovabile e un incremento percentuale di produzione di energia da fonte rinnovabile per produzione elettrica, ma in percentuali molto molto potenti, tanto per arrivare nel 2017 ad avere il 50% della richiesta del prendito di energia, 50% di energia prodotta da rinnovabili. Andiamo avanti. Vabbè, queste sono le cose. No, torno un attimo indietro. Come si calcola questa percentuale?
chiaramente c'è una deroga nel caso di edifici vincolati in cui è impossibile, quindi questo rimane, e se andiamo avanti, che per gli edifici pubblici la percentuale di energia da fonte rinnovabile viene incrementata del 10% rispetto a quello che è obbligatorio per tutti. Il pubblico deve incrementare queste percentuali, che anche non sono tanto basse, di un altro 10%. Andiamo avanti. Questa è un'altra cosa che non so quanti conoscono, che già nella normativa del decreto legge nazionale vengono previste delle semplificazioni e premialità, per cui i progetti di edifici in cui gli impianti assicurino una copertura dei consumi termici ed elettrici superiori ai minimi fissati per una quantità pari almeno al 30%, in sede di rilascio del titolo edilizio beneficiano di un bonus volumetrico del 5%. Allora, queste sono le cose che se non vengono conosciute, poi magari sono tante buone intenzionalità, però poi nessuno le conosce e alla fine non si fa nulla. E un'altra cosa importante, si ricorda che nel riguardo agli incentivi statali previsti per l'energia prodotta dalle fonti rinnovabili, la quota parte delle cure minimi di legge previste dal decreto è esclusa dagli incentivi. Cioè, questa è un'altra cosa importante. Siccome diventa obbligatorio, se io metto sul tetto di casa mia un impianto fotovoltaico, quella quota parte che è obbligatoria non gode del conto energia, godrà l'esubero dell'obbligo. Allora, anche nel proporzionamento degli impianti, queste cose, perché giustamente ormai le tecnologie per le rinnovabili sono mature, dobbiamo conseguire i risultati, uno si costruisce una casa, deve fare secondo questi criteri, facendo attenzione a questi aspetti. Se ne andiamo avanti. E un'altra cosa importante da capire è che a fronte di questa richiesta di riqualificazione energetica, l'Unione Europea crea anche la possibilità di accedere a finanziamenti anche ingenti. Cioè, la cosa dovrebbe essere che per interventi di una dimensione significativa sono risorse comunitarie, per interventi dimensionalmente più ridotti saranno fondo rotativo di Kyoto, cioè provvedimenti a carattere nazionale. E vediamo un po' qualcuno di questi. Ad esempio, Elena è un programma di finanziamento per interventi da 50 milioni di euro in più in su, quindi destinate a grandi amministrazioni, e attraverso il meccanismo di Elena è possibile finanziare per oltre 50 milioni di euro, con una modalità che è simile, cioè il fondo rotativo di Kyoto ripercuote questa modalità, che sarà quella unica dei fondi europei, cioè il fondo perduto sempre meno verrà utilizzato, e la modalità di utilizzo dei fondi europei sarà sempre più legata al, a, come dire, favorire l'accesso al credito ad un tasso più basso. Perché parte dal presupposto che se il progetto è serio, la riduzione dei costi energetici deve essere tale da ripianare l'investimento. Il costo dell'interesse. Il costo dell'interesse. Quindi il privato e il pubblico devono imparare a confrontarsi in questa realtà. Difficile che arrivano soldi a fondo perduto, bisogna programmare l'intervento, dotarsi di una progettualità sufficiente, e accedere a queste forme di incentivo. Il programma Elena, che però riguarda, ad esempio, in Italia è stata la provincia di Milano, la provincia di Modena, la provincia di Chieti, io sto lavorando con la provincia di Firenze, eccetera, per queste, perché insomma, sono interventi da 60-70 milioni di euro in su. Adesso invece è in vigore, se vai avanti, una derivazione di Elena che si chiama Elena KFV, ed è, sono incentivi dati per interventi intorno ai 10 milioni di euro, quindi già per una fascia di intervento più bassa, con molti più comuni, e spesso possono essere comuni piccoli con termini che si mettono insieme per fare una proposta unica. Quindi il comune di Sant'Orso magari da solo 10 milioni di euro non ce la fa, ma si mette insieme a Schio, eccetera,
individuano un pacchetto di possibili interventi e li porta. Edifici pubblici, scuole. Tutti gli edifici pubblici, ma si possono collegare anche interventi sui privati. Cioè, per questi programmi è fondamentale che il capofila sia un ente pubblico, però l'ente pubblico poi può accorpare a sé gli interventi di privati. Posso, visto che io posso però fare una domanda che è basilare. Col patto di stabilità come si mette? Lo strumento per evitare il patto di stabilità sono è il ricorso alle ESCO. Perché le ESCO, sia in questi programmi, sia nel fondo rotativo di Kyoto, sono visti come soggetto attuatore, cioè che sostituisce l'ente pubblico nella richiesta di fondi. E questo, in questo modo, con una programmazione attenta, si riesce ad evitare il patto di stabilità. Patto di stabilità che io ritengo che, per quello che sta succedendo, dovrà subire qualche modifica, perché in questo momento sta creando un po' di senso. Sì. Cioè, no, ha un senso, ma va reso diverso, va limitato, tenendo presente anche la qualità delle amministrazioni, cioè non tutte le amministrazioni sono incapaci di gestire i loro bilanci, quindi questo strangolare l'ente pubblico non ha senso. Per cui, in ogni caso, questi strumenti, un soggetto attuatore può essere una ESCO, che l'ente pubblico dovrà individuare con evidenze pubbliche, eccetera, e attraverso questo strumento è possibile utilizzare questi fondi. E se andiamo avanti, io vi faccio vedere, per esempio, sulla provincia di Firenze che sto seguendo direttamente, tra l'altro con una società di qui, che probabilmente voi conoscete, Sogesca, per cui insomma si spera veramente, anche se si sta bloccando tutto, perché la provincia di Firenze, non sapendo che fine farà i prossimi mesi, dice: ma mi posso impegnare su un programma ventennale quando non so? E quindi queste modifiche creano degli... Però vi davo questo perché concretamente fa vedere come che cosa vuol dire utilizzare questi finanziamenti e che problemi vanno a risolvere. Ora, inizialmente mi si è fatto uno studio su tutti gli edifici della provincia, oltre 200 edifici molto grandi, cioè tra istituti, biblioteche, la provincia di Firenze è un patrimonio anche di estremo valore culturale, no? E per cui veniva un'ipotesi di spesa di oltre 200 milioni di euro. La provincia ci ha detto: focalizziamo l'attenzione per interventi intorno ai 50 milioni di euro. Su questi edifici, 26 plessi per 49 edifici, la spesa attuale, cioè quello che la provincia spende ogni anno, cioè nell'anno in corso, era il termico 1.867 rotti euro, più quasi 1 milione di euro di spesa elettrica, quindi per un totale di 2.791 ogni anno in spese di combustibile. Noi abbiamo previsto una serie di interventi, questi che chiamiamo interventi edili propedeutici. Quali sono? Sono degli interventi, non l'impianto, la riqualificazione, ma l'evidenza, perché è interessante, perché la provincia vorrebbe abbinare a questo intervento ad esempio la messa in sicurezza di alcune strutture. Il ponteggio, che è una spesa di solito non indifferente oramai, e io me lo carico qui, quindi lo faccio pagare da Elena, e quando c'è il ponteggio mi metto in sicurezza il tetto. Cioè si devono creare delle sinergie, perché visto che ho una leva finanziaria cerco di utilizzarla in maniera più intelligente possibile. E quindi erano stati declinati gli interventi, questa è una scheda molto sintetica, fra interventi propedeutici, l'efficientamento energetico dell'involucro, che come potete vedere è l'intervento più corposo, quasi 27 milioni di euro, l'efficientamento degli impianti meccanici era di 1.726, l'efficientamento degli impianti elettrici di 6.008, veniva previsto un impianto di fotovoltaico, uno, cioè più impianti fotovoltaico per 8 milioni e rotti di investimenti, e un impianto di cogenerazione di 400 mila euro per un totale di 50 milioni di euro. Questa è l'energia attualmente consumata,
ripartite in kilowatt elettrici e termici totali, questi erano i risparmi conseguiti in termico e in elettrico. E la cosa che è interessante è capire che a fronte di questi interventi la spesa energetica passerebbe da 2 milioni e 7 di euro a si riduce di 2 milioni, rimane quindi il residuo, che sono 700 mila euro, ma i proventi degli incentivi sulle fonti rinnovabili producono 616 mila euro. Cioè, con questi interventi, dal punto di vista del costo energetico, praticamente si annulla, e sono quei 2 milioni e 7 risparmiati che consentono di ripagare il mutuo. È chiaro il meccanismo, dice, ma come poi io in ogni caso devo ripagare? Lo ripago perché non spendo quello che spendevo e che avrei speso. Ma la cosa che la provincia non aveva in considerazione, se vai avanti e ancora avanti, l'ultima, perché poi vuol dire, è che è quanto spende la provincia oggi. Questo è l'incremento di costo, tenendo presente dell'incremento dei costi elettrici, una previsione prudenziale. Cioè, mica rimane che la provincia spende 2 milioni e 8, a 20 anni ne spenderebbe oltre 7 milioni di euro. Il risparmio della provincia è dato da quello che abbiamo visto, a cui si aggiunge il delta tra quello che sarebbe costretta a spendere tra 20 anni e quello che in ogni caso spenderebbe in più, però a partire dal costo a cui andrebbe, da 1 milione di euro. E la curva, usando lo stesso algoritmo, si porta che con la stessa percentuale di incremento di costo dell'energia, a 20 anni non si andrebbe a 7 milioni di euro, ma si andrebbe sotto i 2 milioni di euro. Questi 5 milioni sono spesa che la provincia, in una visione di lungo periodo, deve prevedere, e che invece non viene mai prevista. Ora, questi sono i meccanismi che consentono di utilizzare questo tipo di incentivi. Ora dobbiamo uscire da questo. Grazie. Come vi ho detto, è stato reso operativo nel marzo, il 14 marzo, San Valentino ci ha portato bene quest'anno, però recepisce un'iniziativa che era partita nel 2006. Io vi faccio vedere alcune slide della presentazione che Cassa Depositi e Prestiti, che è il soggetto delegato in Veneto per supportare queste attività, ha fatto a Treviso, in un convegno che abbiamo organizzato come Metalistretto a Treviso. Cos'è la cosa interessante di questo fondo rotativo? Uno, che è rotativo e prevede ora un investimento, cioè una spesa messa a bilancio di 600 milioni di euro a livello nazionale, e per tre bandi successivi, cioè quest'anno, il 14 marzo di quest'anno, sono stati stanziati i primi 200 milioni di euro che possono essere richiesti entro il 14 di luglio, e l'anno prossimo ci sarà un secondo bando che prevede altri 200 milioni di euro, nel 2014 sarà il terzo bando che mette a bando gli altri 200 milioni di euro, però con un meccanismo rotativo, per cui i soldi qui vengono prestati allo 0,5%, rientrano, e man mano che rientrano vengono ricalati nel fondo, per cui è un meccanismo che è interessante da far conoscere, perché non è il bando una tanto, ho perso l'occasione, no, è possibile, cioè sappiamo che per i prossimi anni ci sarà. E l'altra cosa che è interessante e che rende interessante questa iniziativa di uno sportello a disposizione delle imprese e delle amministrazioni è che il meccanismo è
a sportello, cioè riesce ad avere l'incentivo, quindi l'accesso al credito allo 0,5%, in ordine cronologico. Chi prima presenta la domanda, prima è sicuro di prendere il fondo. Quindi non c'è una premialità data sulla qualità stravagante del progetto, no. Viene definito esattamente che cosa è finanziabile, quale documentazione è necessario produrre per richiedere il finanziamento e se sei nei tempi per poterlo richiedere, ti viene assicurato. Fatta salva che la documentazione tecnica e la domanda sia corretta. E cosa vedremo? Che cosa... chi può richiedere soldi? E guardate, sono i cittadini, i condomini, quindi persino i condomini come unità possono chiedere soldi nel fondo rotativo di Kyoto, le imprese, tra cui le ESCO, persone giuridiche private, comprese associazioni e fondazioni, e i soggetti pubblici. Quindi diciamo, chiunque può chiedere soldi per interventi nella misura microgenerazione diffusa, rinnovabili di piccola taglia, motori elettrici, quindi un'industria che ha motori elettrici obsoleti e che ha la necessità di cambiarli con motori più efficienti, può chiedere soldi per poterli sostituire e avere soldi da restituire in 6 anni allo 0,5% di interesse. E così via. Quindi come potete vedere, è indirizzata a piccoli interventi, quindi mentre i programmi che abbiamo visto prima sono indirizzati soprattutto all'ente pubblico per interventi dai 10 milioni di euro in su, questi invece sono progetti di qualche centinaio di migliaia di euro, ma anche di qualche decina di migliaia di euro. E... andiamo avanti. Ah, questo no, scusate. Non è importante quello che sì, è importante. Sì, infatti. Ancora indietro. Ecco, il finanziamento viene a tasso agevolato dello 0,5%, assumono la forma di prestito di scopo di durata massima di 6 anni per i soggetti privati, sono 15 anni per i soggetti pubblici, a rate semestrali. Le misure microgenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali sono ripartiti tra le regioni, cioè dei 200 milioni di euro c'è una quota parte di denaro, circa 30 milioni di euro, che rimangono nelle disponibilità dell'amministrazione centrale, poi vediamo anche che cosa. Tutte le altre vengono suddivise tra le diverse regioni. L'altra cosa importante, il Ministero dell'Ambiente ha sottoscritto con l'Associazione delle Banche Italiane, con l'ABI, un protocollo per cui le fideiussioni richieste possono essere assicurate solo da quelli soggetti bancari finanziari che hanno sottoscritto l'accordo. Questa roba ha creato inizialmente problemi enormi, perché quando è partito il fondo il 16 di marzo avevano aderito a questa iniziativa due sole banche, la BCE di Impruneta, comune dove io risiedevo, e la Banca Sella. Poi vedremo che invece adesso ce ne sono, cioè praticamente tutto il sistema della BCE, delle BCC, scusate. Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti ancora. Ora facciamo in questo modo. Facciamo vedere un altro file, perché è più semplice. Capiamo che cosa possiamo fare con un Kyoto. Allora, io uso questa tabella che è stata sintetizzata dalla regione Emilia Romagna, secondo me in maniera da rendere immediatamente comprensibile che cosa consente di fare il fondo rotativo di Kyoto. Ci sono una serie di misure che vengono finanziate: la microgenerazione diffusa, la misura rinnovabili, la misura usi finali, vai avanti, poi c'è la misura motori elettrici, però
che è al, diciamo, a livello nazionale, la misura protossido di azoto che va sul livello nazionale, la misura ricerca che va sulla base nazionale e la misura gestione forestale sostenibile. Se cominciamo a scorrerlo, questo quadro è interessante perché dice quali sono gli interventi previsti, investimenti per singolo intervento in impianti di nuova costruzione con potenza nominale fino a 50 kW elettrici che utilizzino quali fonti energetiche le seguenti: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili, energia vegetale, eccetera. E poi vi dice che cosa è finanziabile e chi può accedere al finanziamento. Quindi nel caso della microgenerazione diffusa possono chiedere finanziamento le persone fisiche, le imprese, le persone giuridiche, i condomini e i soggetti pubblici. Stessa cosa succede per la misura rinnovabili, dove è possibile chiedere il finanziamento. Ah, un'altra cosa interessante è che questo finanziamento è cumulabile con tutto il resto degli incentivi. Cioè, provate a pensare, un pianto di fotovoltaico che già di per sé si autopaga, se invece di ricorrere al credito ordinario che vi costa 7, 8, 10, utilizzate un finanziamento allo 0,5%, è evidente che i ritorni sono molto più veloci, no? Quindi questi interventi sono cumulabili tra di loro. E cosa va a accumulare sulle rinnovabili? Impianti eolici con potenza installata fino a 200 kW, impianti idroelettrici con potenza nominale installata fino a 200 kW, impianti termici a biomassa vegetale solida fino a 450 kW, impianti fotovoltaici integrati, praticamente integrati, cosa che il nuovo conto energia dovrebbe eliminare perché non c'è più questa considerazione, fino a 40 kW e interventi solari termici fino a 200 metri quadri. Però questo del solare termico fino a 200 metri quadri solo per i soggetti pubblici. La misura più interessante, che è quella misura usi finali, più interessante, perché sulle rinnovabili diciamo che c'è già un regime di aiuto, quindi uno può avere più o meno difficoltà a avere un finanziamento, ma se riesce ad averlo questo si ripaga. Chiaro, avendo lo 5% si ripaga prima, però quello dove oggi è difficile trovare finanziamento sono interventi di, per esempio, di sostituzione degli infissi, remissione delle equipaggiazioni, i cappotti termici, tutto ciò che serve all'efficientamento energetico della struttura edilizia nel suo complesso. Bene, questa misura la possono attivare solo i soggetti pubblici, solo i comuni. Quindi se un comune si pone il problema di rifare la coibentazione del tetto della palestra o di mettere il solare termico che copre i costi della, dell'impianto sportivo e della piscina, è l'unico soggetto che può richiederli. E ora io non entro nel merito del singolo intervento, ma avete capito, cioè essenzialmente sono tutte le fonti rinnovabili, la cogenerazione, gli interventi diciamo sugli edifici, però capendo chi lo può fare, il prossimo bando potrebbe modificare i soggetti che possono richiedere la tipologia di intervento. Quindi le misure rimarranno fissate, però i soggetti possono diversificarsi. E ora vi faccio vedere cosa è successo a fronte di questa possibilità. Siccome questo fondo era stato annunciato nel 2007 e sono a livello nazionale 200 milioni di euro, quindi non una cifra enorme, io ho detto va bene, il giorno dopo è possibile presentare progetti e queste risorse sono sparite. La realtà è un'altra. Questa è la fotografia ad oggi, stamattina, di quello che è successo nella disponibilità del plafond del fondo rotativo di Kyoto. E qui c'è da fare un po' di considerazioni su cosa
cioè si dice che il problema sono i soldi, che non ci sono i soldi, però poi il risultato è che quando i soldi ci sono non vengono utilizzati, spesso dai soggetto pubblico. Allora, sulla misura gestione forestale sostenibile, una misura che potevano utilizzare solo le regioni per fare programmi per la riforestazione forestale, 10 milioni di euro disponibili, richiesto zero, impegnato zero, decretato zero, richiedibile sì. Cioè, è possibile che non ci sia una regione in Italia che abbia bisogno di questi soldi? Sì, sono tutti così che ma guarda, motori elettrici, 15 milioni di euro disponibili solo alle imprese, quindi non ai cittadini eccetera, per il frullatore e così, ma per i motori che servono alla produzione. Su 15 milioni di euro disponibili, allo 0,5% nel momento in cui l'impresa ha difficoltà ad accedere al credito, richiesto 266.000, impegnato 186, decretato zero. I decreti ci saranno quando si completa l'iter, cioè dopo il 14 di luglio ci sarà l'autorizzazione, ma anche la, diciamo, la visione dei progetti, nel senso che la richiesta è telematica, quindi fa data per l'invio quando si fa click, quindi è molto veloce. A questa richiesta, che è un modulo prestampato che l'individuo dice cosa deve essere affrontato e tu dichiari di avere, poi va, segue l'invio di tutta la documentazione cartaceo, però la data a cui fa riferimento, perché è quella che impegna il fondo, lo impegna, è quella dell'invio telematico. Per questo è importante avere tutto pronto nel momento in cui c'è il bando, cliccare. Ma che cosa vuol dire questo? Che vuol dire che già nella semplice domanda di richiesta sono stati fatti degli errori. Quindi non che i documenti erano sbagliati, la domanda era fatta male. Protossido di azoto è una cosa abbastanza più particolare, la ricerca. Le università si lamentano di non avere soldi per la ricerca. Su questa misura erano destinate agli enti di ricerca solamente 5 milioni di euro, qualche università ne ha richiesti 200.000, ne hanno impegnati 40.000, vuol dire che hanno sbagliato la domanda. Adesso noi che viviamo a sportello non dovremmo sbagliare. No, è sportello. E questo è l'obiettivo. L'obiettivo è quello di aiutare il cittadino, l'amministrazione o l'impresa, quantomeno non sbagliare la domanda. E questi erano i livelli, diciamo, in quello che rimaneva, quindi erano 15, 20, 30, 35 milioni di euro su 200 che rimanevano allo Stato, di fatto ne è stato impegnato su 35 neanche 1,2 milioni, è scarso. Allora servono i soldi o non servono? No, aspetta, andiamo sulla campagna perché si verifica. Allora, se vediamo la campagna, perché è un po' più, perché sono anche insieme queste due regioni che non è male da mettere a confronto. Sulla microgenerazione diffusa, quindi la produzione di termico e elettrico, cioè termico, di clima, termico caldo-freddo ed elettricità, a fronte di una possibile diciamo, richiesta di 2.080.000, è stato richiesto 35.000 euro, ne sono stati impegnati 24.000. Quindi ad oggi, a meno di un mese dal termine del bando, in Campania è possibile richiedere parecchi soldini sulla microgenerazione diffusa. Quello che invece si è esaurito è stata la misura rinnovabili, cioè quello che è stato richiesto in tutte le regioni sulle rinnovabili eccede, perché lì forse eravamo più pronti, che questo conto energia ha creato una sensibilità per cui c'erano anche tante aspettative. Questo vuol dire che oramai c'è una sensibilità che fa sì che vengano prodotte le domande. Gli usi finali, che vuol dire solo le amministrazioni pubbliche per efficientare gli edifici pubblici, oppure tutti quanti per quanto riguarda
riguarda il teleriscaldamento. Per il teleriscaldamento c'erano disponibili 12 milioni e 8, hanno richiesto per fare interventi sulle scuole, sulle palestre, per 3 milioni e 54, è stato impegnato 2 milioni e 30. Quindi c'è un certo numero di comuni che potrebbero richiedere questi 700-800 mila euro, 400 mila euro, dipende dal progetto, ancora oggi, sicuri di ottenerlo, perché i soldi ci sono tutti, e che non è stato fatto. Mentre l'Emilia Romagna, come potete vedere, praticamente ha esaurito il fondo, perché non è un caso che questa scheda che vi ho fatto vedere prima era della Regione Emilia Romagna. La Regione Emilia Romagna ha, come dire, fatto conoscere, ha diffuso, ha supportato l'amministrazione. Il risultato è che sono stati 7 milioni 730 stanziati, 7 milioni 726 impegnato. E quindi fa la differenza, come dire, creare sportello, cioè creare sensibilità. Altra cosa importante da dirvi è che, se voi fate attenzione, anche quando noi abbiamo richiesto 10 milioni e 3, stanziato 965 mila, quindi una cifra enormemente più alta di quella ottenibile, però dice richiedibile sì. Perché? Perché nel momento in cui si arriverà al 14 di luglio non si possono più presentare domande, e viene fatta la pratica che guarda i progetti, quindi sicuro che di questi 2 milioni e 30, di questi 7 milioni e 7, qualcosa verrà tagliato, perché una parte della documentazione sarà sbagliata, il progetto non è corretto, eccetera. Tutti i soldi, che in questo momento sono praticamente il 50% di quello che è stato stanziato, vengono rigettati nel fondo. Quindi lì dove in questo momento non c'è capienza, per esempio qui alla fine del 14 di luglio noi avremo probabilmente che si supererà, perché già oggi siamo praticamente nella stessa dimensione, fino al 14 luglio qualche altra amministrazione presenterà progetti, qui andremo 10 milioni di euro. Quando i soldi verranno rimessi dentro, quei progetti presentati e che in questo momento non hanno potuto avere un impegno, potranno essere impegnati. E vi dico questo perché io ero convinto, sicuro, che il giorno dopo che il decreto era uscito sarebbero stati impegnati i soldi. La realtà è questa. Vediamo in Veneto cosa è successo. Veneto. Allora, in Veneto, sulla misura microgenerazione diffusa, c'era uno stanziato di 1.6 milioni, un richiesto di 1.8, un impegnato di 1.2. Quindi ancora oggi, se qualcuno vuol fare un impianto di microgenerazione diffusa utilizzando il fondo rotativo di Kyoto, a prescindere da quello che verrà ricalato, c'è ancora capienza. Sulle rinnovabili non ne parliamo neanche. Sulla misura usi finali erano dati nella disponibilità regionale 8 milioni e 6, sono stati richiesti 7 milioni e 9, cioè la richiesta è stata abbastanza, però l'impegnato è meno di 6 milioni, vuol dire che molti progetti erano sbagliati. Questo vuol dire che se il comune di Sant'Orso vuole rifare la pavimentazione della scuola e ha un progetto definitivo, perché è l'elemento base, poi io con questo chiudo, può farlo già da quest'anno. Tutto ciò che avanza viene rimesso nel fondo, l'anno prossimo ce ne saranno altri 200 milioni, quindi iniziative come questa, di uno sportello aperto a chi è interessato, è utile, perché è facile capire quali tipologie di intervento si possano fare. Guardate, il decreto è fatto molto bene, per ogni tipologia di intervento dice il costo massimo ipotizzabile, cioè non posso mettere che una pala elettrica eolica da 200.000 watt possa costare 2 milioni di euro, mi dice esattamente quello che posso impegnare. E l'analisi che ho fatto sulla congruenza dei valori di costo individuati e quelli di mercato dice che sono fatti bene.
immagine di poterlo utilizzare. Altra cosa interessante è che i costi tecnici possono essere individuati come costi sostenibili attraverso il finanziamento del fondo, fino a un massimo dell'8%. Quindi anche le spese tecniche, sia per i privati che per i vanno dentro il finanziamento. Quindi, come per l'asseveramento, diciamo, della pratica. E per fare i progetti definitivi, quindi sono richiesti. Volevo chiedere, per quanto riguarda i rinnovabili, no? Sì. Il caso del Veneto, sì. C'è più spazio adesso di richiesta? Cioè, non però, devi presentarsi a sportello. No, però si può presentare adesso, preparare adesso, questo è il prossimo bagno, cioè, perché se sei sarà il 14 luglio. No, il 14 di luglio, entro il 14 di luglio si possono presentare su questo bando. Allora, in realtà converrebbe, cioè chi c'ha interesse a farlo, converrebbe farlo perché di quello come verrà ripartito ciò che avanza, che è metà delle risorse. In base alle richieste. Non lo sappiamo, quindi da 562.000 euro potrebbe essere portata a 2 milioni di euro, non lo so, cioè ci sarà una ridefinizione. Ma poi è che siccome a marzo dell'anno prossimo ci sarà un altro bando nuovo, se io ho i documenti pronti primo giorno utile, sì, ma però io dico sempre sulle rinnovabili, sì. No, cioè stanziato 562.000, ci sono 8 milioni e mezzo di richieste, quindi no, hanno diritto di più quelli che sono no. Ecco, era questo, cioè, anche un'altra domanda. 8, queste cifre richieste, sì, sono dentro questo bando. Godranno anche del, rinvio di quello che già in questo bando era previsto, ma quando ci sarà il nuovo bando si parte tutti da zero, quindi il primo che clicca e prende il finanziamento. Soprattutto se è esatto tutto quello che deve fare. Ovviamente deve essere esatto, se no si è nella condizione che li ho richiesti, ma non me lo impegnano perché già la domanda, non il progetto, è già sbagliato. Allora, io spero bisogna ripresentare la domanda. Quando tu venti ti arriva una comunicazione impegnato o non conforme, tu teoricamente puoi. Quindi sarebbe adesso fare le domande. Beh no, facevo un attimo.